comunione all'amica poetessa Stefania Giordano Vespucci, quando con inquietudine mi chiami perché hai perso la messa e chiedi se io ho potuto nel Vangelo ascoltare il verbo del Signore, io ti riferisco le parole sante al telefono. Tu le odi e accogli, e viceversa capita di fare anche a te con me. Oh, quanto lieto è trovarsi immersi nello smarrito tesoro di preghiera. È in occulto passaggio, come proto-cristiani in catacombe, avanzare recandosi a fendere oscuro cammino con alta in mano la lucerna di fede e di speranza accesa. Bacio di comunione arde, miracolo del verbo, da un labbro all'altro labbro trasmesso. Erano di pellice fresca. In più non c'è tantissima luce, in più io ho un occhio che slacco da questa parte, quindi scusatemi. Oh, grazie a Carlo. Volevo dire che giustamente ha ricordato quello che dicono tutti i critici, che non sono d'accordo che quella sia una deposizione. Io invece sono perfettamente d'accordo, perché deporre vuol dire anche portar via. Quindi l'angelo si carica della salma del Cristo e lo trasporta, quindi è una deposizione, non è necessaria secondo me la deposizione con la presenza della croce, già basta, la croce stessa è rappresentata dal Cristo, quindi io trovo, sono d'accordo con il pittore, è una deposizione. Grazie per avermi fatto questo. Grazie Anna. Oh, un'altra bambina, Chiara Rovelli. Una brava e bella bambina, guarda che ieri l'altro, in piena camerata, ho detto ci sono tre presentatrici attualmente a Firenze. Chiara Rovelli, poi la... addio. Memoria. No, la Annalisa Macchia e la Silvia Razzi. Ah, Silvia, certo. Ecco, queste tre, se io dovessi andare di filato a farmi presentare un libro nuovo, andrei da queste tre. Si mette a parte gli istituzionali, i presidenti dei centri culturali, senza offesa. No, no, anzi, l'ho detto anche perché c'era anche la Lunarini in sala, figurati. Ecco. Bene, bene. Grazie, allora. Grazie. Ma perché ci sono tensioni fra voi poeti? No, perché si sarebbe offesa la Lunarini, perché è una vita... ha fatto il ventennale di Sguardo e Sogno, lei è della tempra di Roberto, di quelli che non smettono mai, capito? Quindi anche alias testardaggine. Alias barra. Chiara Novelli ci porta a tre liriche dai cerchi occidentale. Così si chiama, vero? No, per titolo, occhi, direzioni, riflessi. Tre liriche, tre diversi contenitori a raccogliere il miele, non sempre dolce, che la vita produce nell'arnia dei giorni vissuti. Sembrano sensazioni scaturite da riflessioni profonde sui giorni riposti nello zaino della propria vita, e sono gli occhi che sanno ancora guardare con la luce suggerita dall'anima, dal di dentro proprio.
Quei preziosi organi captano sensazioni di luce alterne, riflessi decifrabili solo per quella solitudine dichiarata mentre sta cambiando qualcosa, come il dolce nostro perdersi con la poetessa del suo smarrirsi nei suoni della musica di ieri, la sua, mentre avverte le sue labbra annegare nel corpo. Questa è un regalo, perché è una potente, magnifica sensazione. Visione fantastica, le labbra che si smarriscono nello scoprirsi partecipe della vita degli umani, simili a lei, che in ogni angolo del mondo si stanno smarrendo nello stesso momento, assopendosi nei propri pensieri per poi risvegliarsi all'improvviso e traguardare oltre. È tempo di scelte, delle direzioni da seguire. Si incontreranno asperità sul nuovo cammino. Raffiche e valanghe, quelle citate nella lirica. Delle valanghe paratesi davanti, appunto. Però nel numero di 10, sicuramente non casuale. Quel numero rappresenta la totalità, il compimento, il ritorno all'unità e il segno della tetrachis, che forma un triangolo di 10 punti a formare una piramide su 4 piani. Al vertice vive un solo punto e rappresenta l'uno, il divino, il principio di ogni cosa. Ecco svelato alcuni degli aspetti di forti spunti di riflessione innescati dalla nostra Chiara Novelli nella sua silloge Il cerchio occidentale, da cui ha scelto questa silloge. Chiara Novelli. Le trova tutte le scuse già abbracciate. Siamo messi qui nell'angolino, Ok. Allora, appunto, questa silloge voleva essere la stigmatizzazione di 3 momenti dell'esperienza creativa. Questi momenti dell'esperienza creativa sono un cerchio che però prevede una spirale, ossia quando noi creiamo facciamo un salto rispetto a noi stessi, ci liberiamo di qualcosa, questo liberarci ci porta in qualche modo a vivere una spirale successiva, speriamo sempre più alta, sempre più alta dal punto di vista della resa e più profonda dal punto di vista della conoscenza di noi, quindi l'arte come conoscenza di sé. Direzione, come gola di terra che non conosce voce. L'alba confina il soffio e stacca il fiato a sbarrare il traguardo verso il cielo infinito, immenso della cima. Raffiche, valanghe scritte in numero di 10 vanno al futuro del fiume alla sorgente. È dall'est che arriva adesso il vento migrato dal canto dei profeti, ma la polvere di ogni mio silenzio ha consistenza di vita già accaduta. Dell'ovest accolgo acqua salata che si rovescia in acqua dolce ai pozzi, esperienza che è il palmo di una mano dove rifiuto fin qui segni remoti. Stasera volo in onore alla mia morte sopra un sud di fioriture infertili, tocco il grembo di sapienze in embrione e a colpi di visione inizio il tempo. Riflessi. Guardo le gambe, bevo caffè corretto, un rum, e mi siedo accanto al tavolo. Diversi sguardi durante la giornata, col soprabito, il cappello e la borsetta. È passata un'altra settimana, io ancora seguo il tuo consiglio, sbarro il passo, mi chiudo nei pensieri e poi mi lascio risvegliare all'improvviso. Qui,
precipito dell'onda che risuona, metamorfosi svanita alla sorgente, nuovi volti a popolare i sensi perché la musica muove i limiti increati. Sono sola, risuono nel silenzio, le mie labbra annegano nel corpo. Ho perso un giorno i vincoli riflessi, ma cado qui, diversa e uguale al mondo. E infine occhi. Occhio onda, stimolata in un profilo, stilla iride nel lampo di pupilla, ciglia e vento che si apre di visibile, di sintesi su chiarezza che ritorna. Occhio socchiuso, raccolto in corpi emersi, su sguardi all'istante che ora tace. Occhio silenzio che sussurra di radice nella terra feroce che qui aspetta. Poi, occhio immobile, specchio di erbe tenere, comuni slanci di pazienza che è scolpita, si sceglie e sa di rivelazione, di confuso, che va al centro del disegno. È orizzonte, confinato in un totale, un privato, poi nascosto in una luce. Grazie. Grazie Carlo. Sensibile, intelligente, grazie a te, Chiara. Vuoi mica per caso una nota musicale? Direi che... La voce di Cecilia Ciaschi, no? Grazie mille. Di andare su qualcosa un pochettino di brioso e di amore. Brava. Sì. Dai, amore. Amore. Che non si sbaglia mai. Abbracciate l'amore. È importante. Oh, bene. Grazie. Thank you.